stanno facendo delle cose che veramente fanno ancora inceneritori, ci troveremo tutta la raccolta indifferenziata che gira sui camion per andarli a bruciare di qua e di là di notte, ancora come 5, 6, 10 anni fa. E l'inceneritore di Parma dovrebbe insegnare che ormai l'immondizia arriva da tutta Italia, non da Parma. Questa gente non vede il futuro, per loro è il calcestruzzo. L'acqua, abbiamo fatto un referendum. Ma un referendum, va bene che sono andati solo 20, 22, 23 milioni di persone a votare, dovevano andarci qualcosina di più, ma non lo tengono assolutamente conto. C'è dall'acqua da riportarla com'era, di diritto comune, un bene pubblico. Fanno invece questi qui, fanno l'agenda verde, poi ci rubano le parole, verde, sostenibile. Allora per loro verde, sostenibile, pozzi di petrolio da tutte le parti. State attenti, ci rubano le parole, e se ti rubano le parole ti rubano i pensieri, se ti rubano i pensieri ti rubano l'anima. Mi raccomando, stiamo vigili e impediamo questa schifezza di questi buchi neri. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Il Movimento 5 Stelle ha incontrato le forze di polizia a Montecitorio. Nel corso dell'incontro è stato tra l'altro comunicato il successo di un emendamento che prevede l'affidamento alle forze dell'ordine di quelle auto blu inizialmente destinate alle aste online, visto il flop dell'iniziativa. E i due emendamenti che siamo riusciti a far passare in commissione è il pagamento degli straordinari attraverso i diritti TV e i diritti sui biglietti degli stadi, e l'emendamento sull'assegnazione delle auto blu compatibilmente con le esigenze ovviamente della polizia, anziché appunto la vendita attraverso internet su eBay, l'assegnazione a un servizio possibilmente anche operativo piuttosto che non di mera rappresentazione. Qui siamo di fronte ad una dicotomia cronica. La flessibilità e l'austerità non troveranno mai un punto d'incontro. E unico sbocco per questa antitesi sono le guerre finanziarie che sono già in atto tra i nostri paesi. Diamoci l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e quindi apriamo un'unica sessione dedicata al superamento di questa dicotomia, in modo tale da dare in mano alla Commissione europea, alla nascente Commissione europea, un mandato chiaro e netto che guardi e tenga l'uomo al centro dei nostri obiettivi. L'uomo è l'indice di sviluppo umano, è l'unica strada che potrebbe aprire ad un nuovo capitolo di questa Europa. Grazie. Componenti della Corte Costituzionale devono avere tre caratteristiche: essere magistrati, anche magistrati a riposo, essere avvocati che hanno svolto almeno 20 anni il loro lavoro, oppure essere dei professori di diritto. I nomi che sono stati proposti, ma ne prendiamo uno ad esempio, che è quello proposto dal PD, è stato il nome di Luciano Violante, che oltre a non avere nessuno di questi tre requisiti è un politico da 30 anni. Allora, un organo di garanzia come fa a rimanere garante se tu ci infili dentro un politico che svolge la propria professione di politico da 30 anni? Diventa un organo politico. Questi nomi non vanno bene, ma non vanno bene a noi, non vanno bene al popolo italiano, che dovrebbe avere degli organi che garantiscano che questa Costituzione, finché non la distruggono, come stanno cercando di fare, possa essere il pilastro della nostra nazione, del nostro modo di vivere, così come lo conosciamo. Il Movimento 5 Stelle interroga il governo sulla vendita della dorsale di antenne di trasmissione RAI. Guardi, sottosegretario, nemmeno Silvio Berlusconi era riuscito a fare tanto durante il suo governo. Adesso è Renzi che gli consegna direttamente le chiavi del più strategico asset di tutto il paese. Proseguono intanto le audizioni in vigilanza RAI dei direttori dei telegiornali della TV di Stato. Dopo Orfeo e Maggioni è stato il turno di Masi, direttore del TG2. Sul tavolo la proposta del presidente Gubitosi sul riordino del comparto news e la questione della par condicio nei periodi non elettorali. Sulla scrivania del presidente Fico anche la questione canone per l'uso delle frequenze TV, a seguito di una delibera Agicom che prevede un forte sconto per Rai e Mediaset a scapito della concorrenza. Cos'è cambiato? Ci chiedete la fiducia su che cosa? Cos'è cambiato dall'ultima fiducia ad ora? Il governo non ha fatto nulla, ma nel mondo reale, quello in cui le famiglie non arrivano non più alla fine del mese ma a metà del mese, qualcosa è accaduto. L'Istat chiarisce che l'economia continua ad arretrare, i debiti della pubblica amministrazione non sono stati pagati. Renzi ha chiarito che il blocco degli stipendi coinvolgerà tutti, anche le forze di polizia che garantiscono la sicurezza di tutti noi. Tutti,
il blocco di stipendi riguarda tutti tranne parlamentari. Tagliatevi voi lo stipendio una volta per tutte. Nel frattempo il sistema Renzi continua ad ignorare il reddito di cittadinanza. Sono convinto che tanti giovani sarebbero pronti a lottare per il loro paese e se gli dici che il paese è economicamente in ginocchio, loro saranno disposti a farsi in quattro per farlo rialzare, ma non accetteranno mai di lottare per un paese ingiusto in cui i ladri e i furbi la fanno sempre franca. I giovani non stanno scappando da un paese povero, stanno scappando da un paese ingiusto. Il gruppo Movimento 5 Stelle chiede priorità a due argomenti, il primo dei quali è la sfiducia del ministro Lorenzin. A seguito delle vicende che vedono coinvolto il ministro Lorenzin, a mio giudizio, se non altro per incompetenza. Al Senato il capogruppo Vito Petrocelli chiede la calendarizzazione della sfiducia al ministro Lorenzin e della proposta di legge sulla corruzione del presidente del Senato Grasso. Si tratta di uno dei primi dispositivi presentati in questa legislatura. Si tratta di un provvedimento per il quale la maggior parte delle forze politiche hanno sempre indicato grande priorità e ci sarebbero tutti gli elementi perché possa essere calendarizzato. La decisione della Presidente della Camera Boldrini di ghigliottinare le discussioni in aula sarebbero state da esempio in alcuni comuni. Questa è la denuncia del Movimento 5 Stelle in Senato affidata a Giovanni Andrizzi. Banca Italia che regalava alle banche miliardi pubblici, al Senato addirittura sullo stravolgimento della Costituzione. Quell'esempio di dittatura della maggioranza sta legittimando sindaci e maggioranze consiliari ad espropriare le minoranze. A Mestrino, in provincia di Padova, per regolamento ogni gruppo consiliare può presentare ad ogni consiglio 2 mozioni e 3 interrogazioni. E in 13 anni mai si sono registrate lamentele o discussioni su questo punto del regolamento. Ma nel 2013 in consiglio comunale è entrata una nuova forza politica e dopo alcuni mesi il presidente del consiglio, a sorpresa e senza spazio di dialogo, ha informato il nostro capogruppo che il Movimento 5 Stelle non era più riconosciuto come gruppo consiliare e non gli venivano più riconosciuti i diritti regolamentari. Arriva in aula al Senato il Jobs Act. Il Movimento 5 Stelle accusa il governo Renzi di voler assimilare di fatto il lavoro ad una merce e i contratti dei lavoratori a quelli di locazione. Più che togliere tutele, andrebbero risolti i nodi della sovrapproduzione normativa, del moltiplicarsi delle forme contrattuali, dei problemi connessi al processo del lavoro, dell'eccessivo costo del lavoro a causa del cuneo fiscale. Sono infatti questi gli elementi che più di altri fungono da deterrente alle assunzioni per le aziende. Il Movimento 5 Stelle in quest'anno e mezzo ha presentato proposte concrete per rimettere in moto questo Paese. Abbiamo proposto di abolire l'IRAP per le piccole e medie imprese, di non aumentare l'IVA, di introdurre il reddito di cittadinanza. Abbiamo proposto di tagliare veramente i costi della politica e le pensioni d'oro per rilanciare il lavoro e difendere la piccola e media imprese. Tutte proposte bocciate. Per la prima volta nella storia sono entrati qua dentro persone normali che sanno di che cosa parlano quando parlano di subire le politiche da voi imposte da sempre. Qua tra voi oggi ci sono piccolissimi imprenditori e qualcuno sa anche il significato di essere sull'orlo del fallimento. Oggi qua dentro ci sono operai, ci sono disoccupati, ci sono raccoglitori di patate, ci sono camerieri e piani, medici, ingegneri, ci sono maestri di sostegno, ci sono avvocati e architetti, ci sono orientatori del lavoro e camionisti, e tutti senza dover rendere conto a nessuno delle loro scelte se non ai cittadini e alla propria coscienza. La differenza è tutta qua. Bene, cittadini fuori, vi aspettiamo in piazza. Qui venite a chiedere a noi, ai parlamentari, potreste chiedere quello che volete. Sarà un grande raduno, cari signori, un grande raduno. Vi aspettiamo. È finita la discussione in commissione, adesso ci accingiamo a discutere il